Visto che me l'avete chiesto proprio ieri, andiamo a preparare la mia versione della besciamella, ovviamente vegan al 100%. Abbiamo bisogno di 50 g di farina bianca, 50 g di olio di semi, io utilizzo semi di girasole spremuto a freddo, e poi 1 litro di latte di soia. Cominciamo preparando la roux, quindi facciamo questo fondo unendo l'olio alla farina. Per il momento lo faccio a freddo. Mescolo velocemente e in modo uniforme, in modo che non si formino grumi, perché questo è il segreto di base di una buona besciamella. Questa è la nostra roux. Unite il latte di soia freddo alla roux fredda, mescolando ogni volta un po' di latte alla volta. In questo modo voi otterrete un composto liscio. Solo dopo inizierete a scaldare, sempre mescolando. Adesso portiamo ad ebollizione la nostra besciamella, quindi mescoliamo costantemente e andiamo ad insaporirla con sale, noce moscata e pepe. Ho fatto sobbollire mescolando costantemente per 10 minuti e la nostra besciamella ha iniziato a nappare il cucchiaio ed è diventata più densa. Portatela ad addensarsi quanto volete voi, considerate sempre che una volta lasciata raffreddare la besciamella si addensa molto più di com'è adesso.